C'è qui con me una protagonista del nostro cinema, della nostra televisione, una regista intensa, è una donna intensa, coraggiosa e controcorrente. È facile accostare il suo nome a quello del Santo di Assisi, a cui ha dedicato 3 film, ma Liliana Cavani chi è? Come si definirebbe? Una cineasta perché mi sono espressa sempre attraverso il cinema. E la televisione. Ma per me è cinema la televisione, non ho mai fatto questa divisione, non ho mai fatto questa separazione. Lei ha cominciato occupandosi di storia, mettendo a frutto anche quindi una laurea in lettere antiche, che dove voleva portare? Non so. Beh, io mi ero iscritta prima di venire a Roma a fare il centro sperimentale a storia della lingua, cioè filologia linguistica, dove ho fatto la tesi. E tant'è che sono venuta a Roma addirittura con un elenco di cose, di codici che mi aveva dato il professore, avrei dovuto andare alla Vaticana a fare, non è successo niente, sono stata ammessa al centro sperimentale, ho dimenticato tutto questo. Ma non l'amore per la storia. Mi sono trovata con la RAI, dove ho vinto un concorso. E dove diciamo c'era, che concorso era? Era uno di quei concorsi per dove eravamo 11.000 per 30 posti, queste cose. E lei così. Era uno dei 30? Io ero uno dei 30, c'era Siciliano, San Vitale, e c'era... Meglio dell'intelligenza, non solo di forma. Sì, cercavano dei giovani così, con qualche idea. E tant'è che io ho fatto dei documentari di storia contemporanea, perché il progetto era far vedere alla gente per il canale 2 cosiddetto culturale, era nato proprio per quello, allora prima c'era solo un canale, e allora volevano fare questa cosa importantissima per me, perché io avevo fatto solo storia antica, romana e greca, io conoscevo più la guerra del Peloponneso che la guerra ultima che c'era stata. Perché a scuola, al liceo non si fa, non ci si arriva a stento alla prima guerra mondiale, che assurdo, ridicolo. E quindi mi è toccato vedere tanto materiale, per un paio di mesi ho visto materiali, pellicola che veniva dalla Francia, dall'America e così via, dal Luce. Per fare la storia del Terzo Reich. Ho fatto la storia del Terzo Reich in 4 ore, la nascita proprio, quindi proprio a partire da Hitler, che fa il primo putsch e va imprigionato a Monaco, mi ricordo, tutto fino alla disfatta. Quindi si arriva anche all'apertura dei lager, che io avevo sentito dire, ma vedendo una cosa che ci ha angosciato, a me il montatore, eravamo storditi. Quanto è rimasto di quelle immagini viste, visionate nel tempo, come mattoni per fare il portiere di notte? Portiere di notte, la protagonista non è un'ebrea e si dice figlia di un socialista che era stato internato, però l'olocausto, cioè si pensa sempre solo a quelli, ed è giusto perché sono stati 6 milioni, però ci sono vittime. Anche altri cioè. 5 milioni, certo inserito dentro a tutta la documentazione che avevo visto facendo... lavorando per mesi sulla storia del Terzo Reich. Lei fa comprendere, fa intuire, adesso insomma non lo raccontiamo, che come grandi teologi, grandi filosofi hanno avuto il coraggio di dire il male assoluto che è stato visto nell'Olocausto non può scandalizzarci troppo perché il germe è in ciascuno di noi, no? Che è una conclusione pesante, dura, insomma, no? La scelta di una libertà che può orientarsi da una parte o dall'altra. Ma la vera reazione che a me stupisce, guarda, il negazionismo. Io non capisco come si possa negare una cosa che è filmata con la Reflex in maniera totale. Come si possa pensare che quello sia stato fatto con delle comparse, se ci sono dei documentari che fanno vedere questi, che sono pelle e ossa, quindi le comparse non esistono, certo. Montagne di cadaveri, montagne di ossa, c'è di tutto. Allora io mi prenderei, a parte che troverei giusto una legge che impedisce di fare il negazionista, ma il fatto che altrimenti li condannerei così a stare ad occhi aperti davanti a quello, per esempio, che ho visto io, è quello che c'è alla pellicola. Che volendo può vedere chiunque oggi, volendo. È vero che è riduttivo definirla la regista di San Francesco, perché lei ha fatto televisione, ha fatto documentari, ha fatto molti film, insomma un Davide Donatello la carriera gliel'hanno dato
non soltanto per i San Franceschi, seppur sono stati tre. Dal Terzo Reich ad Assisi del 1100. Ma diciamo, io sono cresciuta in una famiglia, sono cresciuta con i nonni, che erano dolcissimi, carinissimi, e però molto laici, tant'è che era una coppia che si è sposata in municipio nel 1917. Mio nonno era socialista, anarchico e tutto quanto. Durante il fascismo ha avuto una vita difficile, ma io sono cresciuta lì, con gli zii, uno libero che si chiamava e l'altra libera, nati nel 24 e 25. Cioè, tipica, cioè questo, mio nonno credeva nel progresso, tant'è che mi ha lasciato questo seme. Anch'io credo nel progresso, malgrado tutto. San Francesco è nato per caso, devo dire che è nato per caso, perché io avrei dovuto fare per Guglielmi una trasmissione per il 4 ottobre. Così. Che allora ancora non si andava a scuola. Sì, allora era, però doveva esserci, ricordo, Giorgio De Lullo, quest'attore che avrebbe dovuto leggere il cantico, diceva Angelo, poi vediamo cosa facciamo. Io ho detto, senti, io queste trasmissioni non le faccio. Però dopo cerco un libro su San Francesco, trovo fortunatamente, perché io devo dire che ho sempre trovato delle strane coincidenze nella mia vita, proprio delle tappe segnate, io posso proprio garantirlo in qualche modo. E cerco un libro, trovo un libro di Paul Sabatier, che è un teologo protestante, dell'Ottocento, medievista, che scrive fino all'Ottocento una vita di Francesco. È un romanzo di formazione bellissimo, dove c'è già tutto. C'è già tu, i più moderni che scrivono, storici, lui ha già raccontato tutto. E ho visto un personaggio straordinario, incredibile, di una modernità, di un'attualità talmente sconcertante da dire filosoficamente è inattuale, perché è troppo attuale, cioè dobbiamo raggiungerlo. E mi è rimasta sempre questa impressione e continuo a dirlo. E allora ho detto a Angelo, facciamoci un film. Come facciamo un film? C'ho solo 20 milioni. E vabbè, ma si può fare un film, Angelo, ti garantisco che è una storia favolosa. Tre film comunque su San Francesco, quello poi con Mickey Rourke, quell'altro rappresentato l'altro anno in Rai. Lei, affrontando la figura di San Francesco, raccontando la figura di San Francesco, cerca in qualche modo se stessa? Non lo so, cerco di capire il senso della storia anche. Cerco anche di capire quello, perché chiaramente Francesco è una... Chi ne parla al meglio è Dante Alighieri, più di tutti. Ed è, parliamo di uno che non è suo contemporaneo del tutto, ma abbastanza. Non è... Capisce, è un nuovo Cristo, capisce, per Dante, no? È un nuovo Cristo, sì, è l'Oriente. È una... Cioè, Francesco è come dire, riesce a capire il senso della storia, il senso dell'avventura umana. E è il primo che parla di fraternitas, che sarà un nome anche dai tre nomi della rivoluzione francese, no? Però come importante, sociale, fraternitas, questa faccenda che siamo tutti fratelli, ma si dice così, lui ne fa il centro di tutto. Io sono fratello minore di Gesù Cristo, tutti gli altri sono fratelli comunque. Comunque sono fratelli, quindi quando io mi disinteresso di mio fratello, non di un uomo XY. E quindi lui approfondisce questa cosa. L'altra modernità di Francesco, che mi ha subito stupito, è che lui non è che va contro la Chiesa, mai. Perché dice, ognuno deve cambiare se stesso, la vera rivoluzione la fa in te stesso. E soltanto casomai con l'esempio che un altro può seguirti, contagio umano, ma non si propone di fare propaganda del Vangelo, no? Tutto quello che si proponeva la Chiesa da sempre, no? Non se lo propone. E tant'è che quando va dal Papa, il Papa intuisce che era un Papa molto giovane, aveva poco più di 30 anni, gli arriva qualche cosa, perché contrariamente al sentimento della curia gli dà il permesso, sia pure non scritto, di circolare come aveva fatto. E qualche cosa, io ho cercato di approfondire questo nel Terzo Francesco, c'è un incontro tra lui e il giovane Papa, su questa linea, io, la rivoluzione mia, detta in parole oggi,
è su me stesso. Questa è la rivoluzione. In genere la rivoluzione vuole sempre persuadere gli altri ed è questo che poi finiscono sempre in dittature. C'è anche in Francesco la quintessenza della libertà. Lei è una donna che ha sempre amato la libertà. E questa, no? È la libertà. E questa è la libertà. No, Dio lascia gli uomini liberi di seguirlo o di non seguirlo. Liberi, totalmente. Siamo talmente liberi che io non sono nemmeno sicura di avere fede. Però dico sempre, il vero punto è che quando io penso, mi metto a pensare anche volendo pregare, penso sempre a come mi presento, penso a me. Ed è sciocco questo, è superficiale, penso a me, ma però io poi dopo sbaglio, faccio brido. E invece devo pensare all'altro, a lui, perché è solo lì che c'è il punto di partenza, in quello che io ricevo, solo in quello che io ricevo, non in quello che io do, perché lì è il punto della storia. Solo nella misura in cui capisco che ricevo posso dare. C'è qualcos'altro in Francesco, perché di uomini liberi ne abbiamo visti tanti, lei citava prima anche i suoi nonni, la loro passione per un altro tipo di libertà, esatto. No? Abbiamo visto anche gli uomini generosi e gli uomini caritatevoli, certo. Lo stesso Cristo può essere interpretato come un uomo giusto che è morto per gli altri, forse anche Socrate però. Poi in Francesco c'è questo slancio mistico verso il divino che gli si impregna addirittura nel corpo, che lo imprime, che è qualcos'altro e che lascia forse un po' inquieti. Ma secondo me c'è la chiave del tutto lì, per quello Francesco, già anche questo Papa chiamandosi Francesco ha aperto, cioè ha mostrato il libro a cui si riferisce Francesco, è un programma, Francesco è un programma che si può raccontare più in superficie, più in profondità, come uno vuole, eccetera. Però la chiave è quella, è la fraternitas, con tutte le conseguenze di questa, sociali di questa fraternitas. Adesso questo Papa è venuto fuori con questa cosa così e dice, ma leggete il Vangelo, leggetelo. Tenetelo, cioè, in tasca, lo propone. No? Sai che io ho trovato che, non so quando l'ho comprato, mi sono trovata, due giorni prima che Francesco dice, che il Papa dicesse così, ce l'ho in borsa, un Vangelino così, da leggere che quando aspetti da un medico o da, dove c'è da fare una fila, cioè, volendo, capito? Mi sono accorta che ce l'avevo. Cioè, io ho le mie coincidenze strane, capito? E quindi, ed è giusto. E lui, questo è un Papa impregnato della forza di Francesco, proprio completamente. È attualissimo il messaggio di Francesco nel porsi nei confronti della Chiesa, no? Francesco poteva pensare di avere un rapporto personale con Dio, invece si è fidato e ha chiesto, nonostante il dolore e le sofferenze, di rimanere nella Chiesa. Oggi tantissimi criticano, anche a ragione, la Chiesa, poi però se ne vanno. No, ma lui non l'ha mai criticato la Chiesa, e questa è stata la sua modernità, la sua forza. Quando ha vissuto Francesco era pieno di eresie, di eretici. Più di adesso. Soprattutto nel nord Italia, nel sud della Francia, eccetera. C'era un movimento, un pre-riforma, capito? Anche popolare. E quindi la Chiesa era anche, come dire, prevenuta contro queste proteste, sempre guardando come si comportavano i preti e così, i monsignori e i cardinali, cosa in fondo che lo scandalo ancora, è quello di oggi. Ancora quello che ancora cerchiamo nei libri, basta prendere Il Fatto Quotidiano, che non ha pietà per nessuno. Ma Francesco questo ha capito che non era quello il punto, ha capito che il punto è te e Dio, te, il rapporto tuo, personale. Devi cambiare te, il Vangelo è scritto per te in particolare, per ognuno in particolare. Quindi tu puoi, la tua rivoluzione la devi fare te e non la puoi propagare con le parole a nessuno. Tu sei te, quando tu riesci a essere te stesso davvero dentro quel rapporto, forse qualcuno ti segue, forse, ma non è importante. Un santo che ha conosciuto è Giovanni Paolo II. Sì. Sì, perché lui volle vedere. E tra l'altro il Francesco, di quello con Mickey Rourke, il secondo, e allora l'abbiamo visto insieme in una saletta con altre 3-4 persone, no? Cardinali, così. E
e lui ha pianto, eravamo seduti vicino e ogni tanto mi prendeva giù la spalla per come ringraziarmi senza parlare. Lei la racconterebbe la storia di Papa Francesco? Ma certo che la racconterei. Quello che mi colpisce di più è aver capito che la parola è comunicazione importantissima e quindi arrivare a parlare con le persone comuni, che è la cosa più importante, arrivare a capire quali sono i problemi attuali, arrivare a capire proprio che quali sono le necessità, che cosa vuole l'uomo, dove va, ecco, dove va, e di che parole ha bisogno. E questo vuol dire che mettersi nei panni delle persone che ha davanti, e questo è molto bello. La comunicazione è una cosa, è un'arte molto speciale, molto speciale, e lui ha il pregio di trovarcisi bene. È una virtù straordinaria, ma non so da dove venga, perché ogni cosa viene da qualcos'altro. E allora forse non so dal suo meditare, perché ha questa comunicazione magnetica facendo delle cose molto semplici e usando delle parole molto semplici, perché poi è quello il punto. E questo è molto francescano, perché il fenomeno di Francesco è stata una comunicazione incredibile. Pensi che il primo capitolo, il primo incontro che Francesco fa, che fanno gli altri, che chiamano, dice: vediamoci, ci sono delle persone che ti seguono, chiamiamolo, vediamo. Allora, in un'epoca in cui non ci sono giornali, telefono, televisione, radio, non c'è nulla, a un certo punto questo capitolo delle storie erano 4 o 5 mila. Che per oggi è come Woodstock. Dica la verità, che lei, come dicono in tanti, un po' criptocomunista lo è, perché è l'accusa che le hanno sempre fatto, no? Sì. Peccato che poi anche i comunisti l'hanno massacrata, sì, con critiche di ogni tipo. Ma perché tipo. Io non ero criptocomunista per niente, perché allora negli anni... Anche del Papa dicono che è comunista, però. Sì, ma negli anni... Beh, ma infatti, voglio dire, i suoi nemici vengono da lì, capito? Da questa accusa ridicola, completamente ridicola. Perché la forza della democrazia è proprio la libertà. La dottrina cristiana, quella del Vangelo, viene col messaggio della fraternità, viene a porre un grosso problema, cioè nel senso che io non posso stare così in un palazzo con XY, certo, e avere sotto casa dei poveracci all'acqua e al freddo, cioè bisogna trovare una misura, questo lo si impone comunque, non c'entra il comunismo, non c'entra niente. Insisto sulla inesplicabile eppure scandalosa presenza della croce nella vita di Francesco, sì, nella vita personale, nella vita del mondo, che con tutta la giustizia sociale del mondo... Lo pone come, sai, come un meteorite che viene da... che lo dimentichiamo, ma sta lì, dice: di che materia è fatta? Ma nostra, ma non sappiamo bene. Però è lì. Guarda, una cosa che mi ha sempre stupita, tant'è che ci volevo fare un film, poi non lo farò a suo tempo, ci volevo fare... Cioè, Pietro e Paolo vengono a Roma, San Pietro e San Paolo, dove... A Roma, alla Roma dei tempi erano venute tutte le divinità, da quelle egizie a quelle del Medio Oriente, strane, eccetera. E ci stavano tutte, no? Era come a New York oggi, a Roma, una cosa incredibile. Però loro vengono a predicare la giustizia e la fraternità. E ovviamente i più sono che li seguono, la maggior parte sono degli schiavi, poveracci, spesso schiavi istruiti, perché tutti gli insegnanti a Roma dei grandi erano tutti greci o comunque medio orientali. Ma l'idea la follia di propagare un Dio che non solo è morto, ma è morto in croce, che era la condanna proprio che si dava a quelli proprio ai delinquenti tremendi, era morto in croce, cioè vengono a propagare un Dio morto in croce, vestiti da straccioni loro stesso, che credono invece solo in quello, cioè in quella cosa lì. Io trovo incredibile, cioè veramente. E sono poi morti per questo Dio. Sono morti perché, ma sì, ma hanno seminato nel IV secolo
addirittura si sono presi tutto, si sono presi, nel senso che appunto nasce il Vaticano, diventa lo Stato Vaticano, che bisogna arrivare al 1900, quando è che 870, però 1870, lo sì. scandalo che avevano i greci e i romani e gli orientali davanti al fatto cristiano è lo stesso scandalo che abbiamo noi oggi, perché davanti alla croce è difficile rimanere. Ma io direi di più, io direi in una società dove gli dèi erano belli, erano considerati, cioè almeno quelli greci erano belli, erano rappresentati da statue bellissime, eccetera. Beh, di più. E questi arrivano veramente... due straccioni propagando un Dio che è morto in croce dicendo che è resuscitato, poi anche questa è una novità. Ma noi ci crediamo oggi? Noi ci crediamo che è resuscitato? Non è uno scandalo la croce e la resurrezione allo stesso modo? Rimane sempre uno scandalo, rimane la sua modernità, perché Francesco, per esempio, lui ci crede, perché se non credi a quello, anche se non credi a quello, è tutto vano. E quindi, cioè, è una specie di, io vedo la resurrezione come mio nonno vedeva il progresso, cioè che comunque accadrà, che comunque accade, malgrado le svolte, comunque accadrà. Anche perché, per noi, oltre che per il Signore? Anche per noi. Beh, io credo che sia la cosa più affascinante che mi ha insegnato Francesco, quando dice sorella morte nel morire. Quindi c'è una idea di fraternità che scavalca il tempo. D'altronde, perché non si dovrebbe scavalcare questo tempo? In fondo è un limite non solo della ricerca, ma forse anche della fantasia. Beh, io accetto questa sfida, perché mi interessa. Qualcuno potrebbe dire che è un'accettazione consolatoria, no? Davanti al dolore che non sappiamo spiegarci. Ma che cosa importa? Che sia consolatoria? Non c'è niente di male, perché no? Scusi, prendiamo tanta roba da un whisky per consolarci. Voglio dire, ci sono una settantina di ricette per fare i cocktail per consolarci, quindi possiamo anche allargarci, no? Quindi no, perché no? No. Come trovo... si sta davanti alla croce di tanti, a proposito di fratelli, sì. Che credono in Gesù Cristo e che sono ammazzati tutti i giorni, che salgono su quella croce tutti i giorni, oggi più che al tempo di Pietro e Paolo. Sì. Beh, questa, voglio dire, questa, io penso all'ISIS come una crisi estrema di una barbarie estrema, cioè di gruppi che non hanno cavalcato la storia, come sono quasi a livello dell'età della pietra, no? Prendo perché mi serve e perché mi dà orgoglio, cioè proprio è come una vita elementare, quella più vicina. Non dico le bestie, perché le bestie fanno solo per mangiare, di aggredire altre bestie, quindi direi che è un mancato sviluppo che deve dare una grande angoscia. La sua speranza qual è? La sua paura qual è? A proposito di cosa? A proposito del mondo, della vita. La mia paura? Ma pensi, io mi considero fortunata di essere cresciuta in un'epoca in cui cioè queste dittature estreme, per fortuna, se non sono più possibili, perché quando accadono, come il caso dell'ISIS adesso, cioè ci siamo contro, capiamo che non ha senso, capiamo che è assurdo, capiamo che è un retrocedere dalla storia, è un retrocedere dal progresso. Come metti insieme la fiducia nel progresso e la fiducia in Gesù Cristo? Ma io penso che magari sono la stessa cosa, perché no? È questa, magari è la stessa cosa, è la chiave cioè non so dove ci porta. Io ci credo all'emancipazione, perché la vedo una cosa naturale, anche l'emancipazione della donna è una cosa che non, sì, avrà degli stop and down, ma va avanti assolutamente. Questo Papa l'ha capito finalmente e quindi penso che, perché sono quelle ingiustizie totali, che è una delle ultime che sono rimaste sulla faccia della terra. Qual è una musica che esprime la fiducia che ha dentro e lo sguardo positivo sulle cose? Ma, che colonna sonora si sceglierebbe per lei, non per il suo film?
Ma senta, io amo molto Mozart, mi ha divertito tanto. Io ci volevo anche fare un film sull'infanzia di Mozart, perché lui ha dei motivi, cioè lui come fa? Fa un motivo, cioè una cosa orecchiabile così. E cioè esprime proprio anche il suo popolo, la sua gente, con delle canzoni, una musica allegra. Poi se fa il Requiem, fa il più bel Requiem mai scritto, capito? Però fa anche delle cose amorose, stupende. Direi che Mozart è il mio numero uno. Grazie mille.